Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelant. DJ, riavvolgi. Ragazzi della SED, a proposito di gente che urla. Bene, li vedo molto produttivi in questo periodo. Ho visto che hanno firmato contratti, hanno stretto dei patti, delle triplici alleanze, li vedo sui social che stanno andando. Sì, fanno cose, io ho uno scoop che sono qui che aspetto. Ah sì, cioè tu sai già cose? Sì. Ragazzi della SED, noi siamo sempre dalla vostra parte. Sì. Aspettiamo nel prossimo disco anche la canzone con all'interno un verso di Maurizio Rossato. Sì, sì, no, il nostro patto è questo. Diventeremo i vostri più grandi sponsor, più di quanto già siamo. Per accompagnarvi nel vostro viaggio, ragazzi, accompagniamo anche voi per un'oretta buona, o perlomeno la radio vi accompagna tutto il giorno. Lo spazio, la tratta che abbiamo in carico noi è quella da mezzogiorno a luna. Siamo pronti a iniziarla. Sigla! Buongiorno ragazzi, ben aggiunti al gruppo di Cattelant, un gruppo composto da me, l'astronascente, ho detto una cagata, non riesco neanche a dirla seriamente, l'astronascente dell'entertainment. C'è Walter, un ragazzo fondamentalmente buono, sotto sotto buono, ma che si aggira sempre con una pala stretta nelle sue mani piccolissime per scavarvi dei fossati nella vostra autostima. E la ragazza tutto pepe, fosca, è la nostra componente femminile, e poi uno dei registi
di DJ più presuntuosi sulla faccia della terra. Un uomo che adesso lavora con l'assistente, non riesce neanche più lui a chiamarci per dire che siamo in onda. Saluta, saluta. Salve, sono l'assistente. Ciao Ambro, saluta. Guarda, lo tratta. L'Ambro ed è uscito lui a fare: ragazzi, Maurizio li vuole. Neanche mi piace avere l'assistente. Oggi l'assistente è qui perché forse gli ultimi 30 secondi della puntata, cioè l'ultimo intervento, Maurizio non ci sarà. Sì. Giusto? Quindi l'ultimo pezzettino Come mai non ci sei, Maurizio? Ma fatevi cazzo. No, dici bene, come mai non ci sei? Dove devi andare? Dove devo andare? Cos'hai, eh? Secondo te dove devo andare? Dove devo andare, sì, Ambro? Ma... devo andare in banca? Può darlo. Ma scusami, nella tua banca, nei tuoi uffici pubblici, nella Paperopoli dove vivi? Gli appuntamenti alle 9 non te li prendono? Te li prendono solo a mezzogiorno? Mi ha detto. Abbiamo un appuntamento alle 9 o a mezzogiorno? E tu? Alle 9 lavoro, vengo a mezzogiorno. Va bene, allora Mauri, intanto tutto il pubblico ti ringrazia perché ieri Mauri ha dato voce al valore aggiunto da ieri di questo gruppo di lavoro, che è il gatto della Fosca. Un gatto che è meglio se lo lasciate perdere, un gatto che è un gatto pratico, sì. È un gatto che non ha paura di dirvi la verità. No. Nel momento in cui viviamo in un'epoca in cui la lamentela è il mezzo principale col quale ci esprimiamo tutti i giorni, siamo sempre lì a lamentarci, il gatto di Fosca ha una visione della vita un po' più pratica, un po' più vicina a quella dei nostri nonni. Mm-mm. Ok? È un gatto d'altri tempi, per cui guarda, vi faccio un esempio. Da oggi apriamo le telefonate di lamentele, perché per esempio mia moglie dice che ogni tanto è anche giusto che le persone si lamentino, perché bisogna sfogarsi. Quindi se avete qualcosa che non funziona, avete una lamentela da fare, per quanto futile vi possa sembrare, apriamo le telefonate anche per il gatto di Fosca, così fate la lamentela, tipo Telma, no, guarda che faccia che ho, ieri dovevo lavorare fino a tardi, stamattina presto per portarle, sono stanco morto. Ma vaffanculo, dai. Ecco. Grazie. È il gatto che risponde così. Tipo, Foschi, fai una domanda al tuo gatto. Vuoi sapere cosa le ho chiesto ieri quando sono tornata a casa? Sì. Telmi, ma la cacca? Oggi niente. Ma vaffanculo, dai. Con quegli occhi così seduto, fermo, immobile. Ti guarda e ti dice quello che devi fare. Vaffanculo, dai. Va bene, allora, se avete da lamentarvi, ditecelo, vi facciamo parlare col gatto di Fosca. Allora, che cosa facciamo noi oggi? Oh, il tuo gatto potrebbe diventare... come facciamo a monetizzarlo come meme? Il gatto di Fosca... non può diventare un meme il gatto di Fosca? Io vorrei parlare con qualcuno che ha fatto un meme che è diventato virale. Il meme... guarda che il meme è una forma espressiva super in voga, sempre in questo periodo. Molto difficile. Cioè, quelli che fanno i meme sono proprio bravi. Cioè, quando tu vedi un meme, c'è sempre un'idea dietro, perlomeno quelli che girano di più, quindi quelli migliori, quelli più grandi. Cavolo, sono degli autori della Madonna quelli che fanno i meme. Io vorrei capire se tutto questo genio, perché io a volte vedo dei meme e dico: Madonna, ma che bella battuta è, ma che cosa ti è successo nella testa per collegare quell'immagine a quella situazione? Cioè, hai delle scatole nel cervello bellissime, no? Quella cosa lì la monetizzi o no? Perché penso anche nel mio lavoro, uno capace di fare una roba del genere prende un fracco di soldi, ma proprio tanti ne prende. Voi che lo fate lì e le buttate su Instagram, su Facebook, così, ci guadagnate o siete dei geni che moriranno in povertà, ma comunque avete dato un contributo all'umanità? Perché comunque fate delle cose geniali. Sì. Vorrei capire se ci guadagnate. Mauri? No, il mio assistente Luca non sa cos'è un meme, perché è boomer. Ma questa però è una cosa importante, perché poi dai sempre per scontato che uno capi. Allora, Luca, il meme è quell'unione tra immagine e un copy, sì, una frase che molto spesso racconta un mondo dietro quella frase. Uno dei più popolari è Messi. Hanno fatto una foto a Messi mentre fa proprio il gesto del... ma che cazzo dici? Quello con le mani a carciofo così, no? Con la bocca girata in giù, le mani a carciofo che va... ma che cazzo dici? Quindi ogni volta che succede una cosa strana, c'è la scritta di quella cosa strana con Messi che fa quell'espressione lì. Hai capito? Qualche dubbio ce l'ho. È l'unione fra è la commistione. Scusami, Telma, puoi dire qualcosa ad Ambro? Vaffanculo. Cioè, ma non sai cosa sono i meme, ma è la voce della radio più moderna. Niente, allora, oggi il mio nuovo obiettivo, ne avevo un altro, ma il mio nuovo obiettivo è parlare con qualcuno che crea meme per sapere se monetizza, e forse più in generale potremmo parlare con quelli che dentro di sé
capiscono che lavorano per la gloria. Mm. Ci sono, no? Quelli che dicono: guarda, io sono. Magari guadagno, ma meno di, per quello, rispetto a quello che faccio. Allora, se diciamo così, secondo me tutti pensano di guadagnare meno. Anch'io penso di guadagnare. No, quelli che pensano di lavorare per la gloria. Che però fanno qualcosa che gli piace, li diverte, così. Quindi oggi al 347-342-5220, lavorare per la gloria. Siccome capisco che è un tema che magari non è engaging di brutto, facciamo, come spesso facciamo il venerdì, anche un argomento esca solo sì. per ricevere tanti messaggi, mm. ok? Quindi la domanda che vi facciamo oggi è: se siete a mangiare, non so, in un ristorante dove nel piatto vi mettono tante cose da mangiare, sì. quella più buona la mangiate per prima o per ultima? 347-342-5220. Questa è una cosa che dice anche molto di voi, nel vostro sì. carattere. Tu, Mauri? Io per ultimo. Anch'io per ultimo, quando ero solo. Adesso che a casa c'ho quelle sanguisughe lì, che le mie due figlie, mia moglie, che loro mangiano il più buono per primo, mm-hmm. poi quando non ce l'hanno più vengono a mangiare il mio, che me lo tengo lì per ultimo. E quindi obbligano anche a me a mangiarlo subito, perché sennò. Ora iniziano, non lo mangi. Non lo mangi. Che lo mangio quando voglio, però. Quando tu non avrai più niente, mi guarderai con la bocca sbagliata, io mi mangerò. Sì. Tu? Allora, io lo assaggio subito, il più buono. Ah, fai prima il e giro. E poi lo tengo per dopo. Sì. Però tu lo tieni per ultimo. Sì, però vedi, ricordo. Perché sei sola, anche sì, tu, cioè, sì. questa fortuna. Sì. E quando invece vivevo a casa con i miei, che c'erano anche i miei due fratelli, facevamo questa cosa che senza che gli altri se ne accorgessero ti nascondevi la cosa più buona sotto il piatto. Da parte. E quando tutti avevano finito di mangiare tu, guarda qua che cosa c'ho, patatine fritte, sì. le ho tenute qua. Infatti Ludo mi dice che io ragiono così perché sono figlio unico. Anche lei, avendo avuto i fratelli, ha dovuto lottare per il pane a casa. Era uno scontro tra leoni nella savana, e quindi sì. anche lei si mangia la roba più buona per prima. Va bene, allora, tanta carne al fuoco che poi vi chiediamo se mangiate per primo o per ultimo. Iniziamo col primo pezzo di oggi, sono gli Imagine Dragons, Bones, su Radio DJ. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Walking the past so many, paced a million times. Drown out the voices in the air, leaving the ones that never cared. Picking the pieces up and building to the sky. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. C'è la Kate che ha un messaggio per la Telma, il gatto della Fosca. Dice: visto che volete i centri commerciali aperti anche la domenica, il sabato, i festivi, così, perché non tenete aperti anche gli uffici, le banche, eccetera, il sabato e la domenica? Vaffanculo, va.
Stava pensando il gatto, ci stava pensando. No, poteva essere una domanda sensata. Sì, ma se poi sono aperti anche gli uffici, non c'è più la gente che viene al centro commerciale. Cioè, è un sistema che deve lavorare in qualche modo, credo. Ma va, fanculo. Anche. Come ti permetti? Telma, come ti permetti? Allora, al telefono c'è Marco. Buongiorno. Buongiorno, ciao Ale. Questa è una sapida gag che ho copiato alla Fosca, perché Marco si chiama Buongiorno di cognome. Esatto. E giù a ridere, Marco, e giù a ridere, a buttarsi per terra. LOL, guarda, è proprio, anzi no, com'era l'altro acronimo? Rolf? Rotfl. Senti come sei esperto, Marco, perché tu lavori con i meme, lavori con il gergo dell'internet, lavori con queste cose qua. Come stai, Marco, tutto bene? Tutto bene. Sono in pausa pranzo, quindi benissimo. Ma pausa pranzo dal tuo lavoro, che è quello di fare i meme? No, non è un lavoro assolutamente. Io sono un impiegato, lavoro nel settore dell'e-commerce, diciamo. E sì? No, ma i meme for fun, assolutamente. I meme li fai per la gloria. Esatto. C'è un ragazzo che ci ha scritto: io lavoro tanto, guadagno poco, il mio capo si chiama Gloria, lavoro per la gloria. Esatto. Quindi anche tu i meme li fai per la gloria. Si monetizza però, cioè sei mai riuscito a cavarci qualcosa da sti meme? No, assolutamente, non si monetizza, è più per acchiappare magari utenza, ma appunto noi scriviamo news sul mondo PlayStation, i meme è un di più che facciamo, ma assolutamente non si monetizza niente. Sono più donazioni che uno può fare sul sito magari. Beh, però se uno trova all'interno della sua azienda, visto che ormai il commercio viene fatto appunto online, viene fatto di engagement, viene fatto di gente che passa dalla tua pagina, eccetera, eccetera, i meme sono un buon mezzo per farlo accadere. Esatto. Se uno nella sua azienda ha uno con delle skill importanti su questa cosa qua, è una bella risorsa. Esatto, ma ad esempio sono nate negli ultimi anni, vedo tante pagine, non so, posso fare un nome? Sì, penso di sì. Non so, ad esempio la pagina della Skipper Zueg che ha fatto un sacco di sponsorizzazioni basate magari anche sui meme, così, e c'è tanta utenza che ha iniziato a seguirle. È un linguaggio. Per esempio, guarda, io mi ricordo ultimamente, negli ultimi anni, squadre di calcio che hanno un buon social media manager, che hanno il commento giusto, quello un po' ficcante, così, dopo le partite diventano subito simpatiche. Non so, io mi ricordo il Pordenone, c'è stato un periodo che era una squadra ovviamente di Serie B ai tempi, forse C addirittura, aveva il social media manager però molto simpatico, e quindi era diventata un po' una squadra simpatia. Esatto, perché ormai è il linguaggio dei social il meme, anche perché entri su Facebook non leggi più tanto magari quel muro di scritte che ti compare davanti di uno che fa 500.000 righe su un prodotto, ma guardi l'immagine più immediata. Boom, efficace, lo slogan. Oh, sì. Però è difficile, Marco, cioè io guarda vedo dei meme che dico, madonna, ma come siete bravi a fare. Tu c'è un meme di cui ti vanti? Un meme che dici, cacchio, questo mi è riuscito proprio bene? Ma sono magari meme che faccio anche modificandoli con programmi di grafico tipo Photoshop, però sono quelli sempre che fanno meno like, quindi sono più una soddisfazione personale perché ci metto tanto, però alla fine il riscontro magari di quelli ne hai poco, poi fai un meme che lo pensi in 5 minuti. È quella roba lì, è come i pezzi dei Beatles, dicevano sempre, io Yesterday l'ho scritta in 5 minuti, Let It Be l'ho scritta così. A questo che volevi dire? Sai che l'ho pensato anch'io e ho detto, no Alessandro, non gli sta cagato. Invece la volevi dire tu, però sì, anche tu poi hai pensato. Guarda, quando ti abbiamo detto un meme che ti è uscito bene, nella mia testa ho pensato, oh, meme. Okay. E anche Fosca l'ha pensata, però poi ci siamo autocensurati. Sì. Però alla fine l'abbiamo voluto dire lo stesso. No, Marco, cosa ti volevo chiedere? Ma le idee dove le trovi? Cioè, sai che se succede una cosa importante, Will Smith che dà uno schiaffo a Chris Rock diventa una base perfetta. Ah sì, lì ci sono due possibilità, o ti faccio solo attualità e allora ti viene in mente un'immagine associata magari a un videogioco dove qualcuno tira un schiaffo a qualcun altro e quindi magari lo associa a quell'immagine, oppure fai il contrario, usi un'immagine vecchia legata poi all'attualità, quindi lì va in base anche a cosa ti viene in mente, anche perché non è sempre così immediato come hai detto tu, quindi magari ci perdi una mattina per fare un meme e poi a volte succedono delle cose che combaciano. Per esempio, sempre pensando allo schiaffo di Will Smith, l'altro ieri girava questo meme dopo la partita Juve-Inter in cui lo so, metto già le mani avanti, colpa nostra, abbiamo fatto. Però è successo anche un episodio nella partita in cui De Ligt ha fatto un po' una simulazione per aver preso un colpo in faccia che in realtà nessuno gli ha mai dato, e hanno fatto il meme con Will Smith che gli dà uno schiaffone che giustifica poi la reazione di esatto. Di lì bisogna essere capaci a cogliere le cose che succedono, no? Bisogna essere un po' con le antenne dritte.
Esatto, ed è importante arrivare per primo, perché se lo pubblichi dopo magari 3-4 giorni non è più lo stesso effetto di pubblicarlo non è più subito. Niente. Infatti c'è una specie di gara di velocità, cioè il primo premia, o magari a volte conviene arrivare terzo, non lo so, arrivare quando la cosa è già un po' conosciuta. Ho notato che se lo fai magari dopo un'oretta ancora non è virale. La gente non è pronta, non lo capiscono. Cavolo, devi trovare anche il momento giusto. Esatto, sì, non bravo. È facile, è per questo che siete bravi. Sai che mi raccontavano che, per esempio, uno dei primi meme diventati famosissimi in tutto il mondo, all'estero infatti lo chiamavano, credo, porca miseria, non mi ricordo, però tipo il ragazzo che non era contento, così, era una foto di D'Alema. Uno dei primissimi meme D'Alema con una faccia un po' schifata, sì, che, te lo ricordi? Sì, che è diventato famoso nel mondo, ma D'Alema non aveva idea di essere diventato la base meme, e quindi tutte le cose un po' schifose avevano la faccia di D'Alema che guardava schifato alla situazione che poi veniva raccontata. Sì, ce ne sono alcuni che vanno avanti da anni, quello magari il gabbiano che tira indietro la testa e urla, quelli sì c'era il signore anziano, vabbè, quelli che fanno ridere di vecchi, c'è il signore anziano che ride a denti stretti. Ok, quello che guarda nel vuoto, anche il signore da solo che guarda nel vuoto. Il signore guarda nel vuoto, il ragazzino anni 80 al computer che fa il pollicione. Sì, anche. Ok, quello mi fa molto ridere, ma forse il mio preferito è il ragazzo, che vedendolo vagamente potrebbe essere indiano, non lo so, che ha una partita, sta guardando una partita con le mani sui fianchi e lo sguardo di disappunto. Esatto, anche quella è abbastanza recente, devo se non sì, mi ultimi, un paio degli ultimi anni, però insomma, ne hanno fatte un po' di versioni. Sono degli evergreen davvero che comunque Marco mi confermi tanta intelligenza, tanta velocità di reazione, ma zero euro è proprio un lavoro per la gloria, fare i meme è un lavoro per la gloria, esatto. Va bene Marco, ti mandiamo un abbraccione. Grazie, ciao. Sei cresciuta senza nessuno che ti ha chiesto scusa, nella questura, nella famiglia, neanche la fortuna. Na, 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 na. Nel tuo rione, tutti i campioni di sopportazione, e mandi giù le illusioni finché non senti neanche più il sapore. Na, na, na. Ti fai ruvida come il paesaggio, sai che tutti sono di passaggio, però dentro lo vuoi così tanto, tanto. Na, 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 na. Un po' d'alcol e di polverina per cauterizzare la ferita, stai tremando perché la tua vita vibra, vibra. Anche se la tua stella sta così lontano, quasi non c'è, chissà com'è. Quando guardo la notte sembra che parliamo, ora ore, chissà dov'è. E le ossa rotte di ricordi dei tuoi occhi quasi blu. Mare chiaro. Di tutti i primi del mese, ma come paghiamo? Ora, ore, chissà com'è. Sei giù d'umore, anche se non lo fai vedere. Non sei all'altezza della situazione, lo credi tu. Sorride come, perché fosse per me. Io ti darei una laurea d'onore. Na, 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 na. Mi chiedo come. Come fai? Sai galleggiare tu sopra il dolore. Io non so farlo. Riuscire ad amare ancora ed essere grata. Non ti sei fatta portare via il cuore, na, na, na. Come hai fatto solo a perdonarla? Come non sei diventata matta? Ti stupisci che tu ancora abbia rabbia, rabbia. Giochi coi capelli tra le dita, ora che puoi essere bambina. Una laurea perché la tua vita vibra, vibra. Anche se la tua stella sta così lontano, quasi non c'è, chissà com'è. Quando guardo la notte sembra che parliamo, ora ore, chissà dov'è. E le ossa rotte di ricordi dei tuoi occhi quasi blu. Mare chiaro. Di tutti i primi del mese, ma come paghiamo? Ora ore, chissà com'è. A tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie,
Vedi, c'è un ragazzo che dice: io mangio la cosa più buona per prima. Mm? Poi di quelle rimaste mi fermo un secondo, ci rifletto, scelgo la più buona e mangio quella. Poi di quelle rimaste mi fermo un secondo, ci rifletto e mangio la più buona. Così inganno il cervello e il mio cervello è convinto di mangiare sempre la cosa migliore. Beh, relativizzando è vero. È vero, è vero. Bravo, bravo, bravo. Io qualche volta creo dei meme da solo per fare delle battute nelle chat di WhatsApp. Sì, c'era un po' di app, anch'io ci avevo provato, però serve troppa intelligenza. Io non sono così intelligente. Ma poi che voglia. Ti devi, cioè, devi esserci portato. Ci sono delle app che ti fanno fare i meme molto velocemente, un po' rozzi, però te li fanno fare molto velocemente. Non è una forma di generosità mettere in circolo delle invenzioni così intelligenti? Al gatto non piace. Thelma, posso dire che, giuro, non sto scherzando, mi prudono. Fammi parlare almeno. Mi prudono un po' gli occhi. Non vorrei essere Thelma, puoi andare via? Perché mi sa che mi stai facendo allergia. Vaffanculo, dai. Allora ammazzami e non farmi più vedere niente. No, ma infatti, ragazzi che fate i meme, se voi sapeste, per delle battute anche peggiori, quanto si guadagna nel mio lavoro. L'hai visto? Ci hanno fatto il meme del tuo gatto. Ma è il tuo gatto veramente? Sì, ci somiglia. È la mia foto. L'hanno presa da Instagram, sì, e hanno fatto il meme col gatto di Fosca che mi manda a fanculo. Adesso la metto. È un grande traguardo per questo programma. L'altro giorno ho visto su LinkedIn un annuncio: cercasi memista per un'azienda di informatica. E vedi, perché comunque è un boost per l'azienda avere uno capace di crearti quella. Se lasci le cose più buone per ultime, non te le gusti meno perché sei già un po' sazio. Paola, è una bella teoria, anche questa sponsorizzata. Mia moglie, quando facciamo la grigliata soprattutto, io il filetto lo terrei sempre alla fine. E invece lei mi dice no. Perché alla fine hai già mangiato un po' di salsiccia, le patatine, un po' di polletto e la patatina e la carne e la costina, così, e poi il filetto non te lo godi più. Guarda, lei ha questa teoria anche per le mostre. Le mostre d'arte, lei dice, io la cosa che mi interessa di più la vado a vedere, boom, subito, prima, perché voglio essere tutta concentrata e poter dare tutto a quella cosa lì. Poi vado a cercare le altre cose, ma i pezzi pregiati o quelli che a me personalmente interessano di più in una mostra, io li vado a vedere come prima cosa, perché voglio essere fresco davanti a quella roba lì. Lei c'ha questa teoria qua che non è sbagliata. 347-342-5220 per parlare insieme a noi o lamentarvi con il gatto di Fosca, che nel caso ha una risposta. Vaffanculo. Questo, va. Se ogni volta che vi lamentate, ognuno di voi dovrebbe avere un gatto di Fosca di fianco. Oggi sto male, oggi sono stato. Quella cosa che hai detto mi ha molto offesa. Ecco, un gatto di Fosca per tutti. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco su Radio DJ. Attenzione, riparte l'azione. Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile, proprio lui. DJ, riavvolgi. Go to a cash machine to get a ticket home. A message on the screen says don't make pleasure broke. No, no, this can't be right. I know the times is tight. I've only just been paid 3 weeks, 5 days till I've seen to skip the fair, ticket inspectors there. No, no, this can't be right. I live an honest life. It seems like sometimes you don't cross the line, you don't get by. No, I scratch your leaving it ain't easy. You know it's a track. I'm always playing. Yeah.
do. My girlfriend's just turned blue. We tried to play it safe. That night we could not wait. No, no, this can't be right. She said it would be alright. I can't afford to be a daddy, so I leave tonight. No. Oh, ci state mandando tanti mail, cioè tanti meme bellissimi, vi voglio bene. Tantissimi sul gatto di Fosca. Vi voglio bene. Qualcuno dice, il gatto di Fosca diventerà una locuzione più famosa del gatto di Schrödinger. Ne avevamo parlato un po' di tempo fa, male probabilmente, del gatto di Schrödinger, che era una cosa sulla fisica quantistica, no? Sì. Ne avevamo parlato con qualcun ospite in studio, sicuro. Ma figurati se noi da soli, per conto nostro, parliamo. Sono però dei malandrini, perché gli hanno dato un nome accattivante, ma poi il concetto è il gatto di Schrödinger, è... poi non si capisce niente. Invece sentite il gatto di Fosca. Thelma, il gatto di Fosca non è meglio del gatto di Schrödinger? Ma vaffanculo, va. Ma neanche quando uno ti viene incontro, ma sei proprio un carattere strano. Allora, sì. C'è qui Walter. Qui Walter, perché non gli è andata scandalizzato. Scandalizzato, non gli è andata giù una cosa che abbiamo detto in chiusura prima di andare in pubblicità, cioè che il concetto di tenere le cose migliori per ultime, che è un concetto di solito associabile a chi è stato figlio unico, chi ha avuto il tempo di godersi le cose più buone per ultime, no? Mia moglie per esempio lo applica a tutto, cioè ogni cosa che lei fa dice la cosa più importante, più bella da vedere la faccio subito. Qualcuno ci sta anche scrivendo, se io ho da fare tanti lavori, non so, in magazzino, la cosa che mi fa più fatica me la levo subito, così da lì poi è tutto in discesa, sì. No? I ragazzi quando studiano, la cosa più complicata vi conviene farla subito quando siete freschi, così poi è tutto in discesa. Il fatto che mia moglie, per esempio, ha una mostra artistica, dice io la cosa che mi interessa di più, quella più bella, quella più importante, la vado a vedere subito, che ho il cervello fresco, voglio capire bene. Walter scandalizzato da questa cosa. Premesso che Ludovica può fare quello che vuole, perché comunque certo, è una mente superiore. Sì. No, io quello che sostengo è, soprattutto in una mostra, esiste un percorso che viene studiato da dei curatori che ti permettono di arrivare al momento giusto, sì, godendoti magari quello che può essere il pezzo più importante. Quindi a me mi manda fuori quelli che vanno in giro a caso e poi io sto facendo, mi fai coda. Ho capito, devi seguire un percorso. Ma la perché? Ma la mostra è arte, la mostra è sensazione, emozione. Io vado dove voglio. Sì, ma c'è qualcuno mostra che ha studiato per farti fare quel percorso e per fartela godere al 100%. Ok, allora però tu prendi quel qualcuno che ha studiato per fare la mostra. Immagina che abbia a casa per mezza giornata il gatto di Fosca. Sì. Sai cosa gli direbbe? Cosa? Vaffanculo. No, ma cosa me ne frega se quello lì ha deciso che io devo vedere prima? Ma non è che deciso, è un lavoro. Ma non importa, l'arte è la mia sensibilità, non è quella di quello che ha deciso la... Sì, ma io l'ho capito il suo punto, l'ha detto a un certo punto. Il suo problema è che gli ostruiscono la coda. O che magari tu pensi, se quello lì si è fatta la sbatta di dare un ordine, io seguo. Ma non è che si è fatto la sbatta, lo sa. Ma lo sa per te. Ma cosa ne sa? Scusa, film da metà. Allora, il film ha una trama. Però. Ho capito, ma anche una mostra ha una trama. Ma non è vero, ma certo, può essere storico, può essere. Ma non è vero. No, è forum? No, però scusami, tu immagina un disco, no? Un disco è fatto di 12 canzoni. Certo. L'artista che le ha fatte avrà pensato alla playlist dicendo: secondo me è giusto ascoltare prima questa, poi questa. Ma è anche per tanto il discografico. Cioè, sono tante menti che hanno studiato. Tanti hanno deciso. Poi, se a me mi piace di più la 8, io metto il disco e la prima che mi ascolta è la 8. E se ne frega. Almeno no, il primo ascolto devi farlo, cioè devi capire quello che ti vuole dire l'artista. No, secondo me no. Le cose che sono fatte per dare piacere a me, decido io come farle. Le cose che sono fatte, la mostra viene fatta per stimolare qualcosa in me. Quindi lo stimolo io me lo vado a cercare dove voglio. Non perché tu hai preso 10.000 euro per fare l'allestimento, devo seguire il tuo.
La Ludo può fare, la Ludo può vuole. Fare quello che vuole. E io, avendo sposato una leader, la seguo. Io faccio quello che mi dice mia moglie. Va bene. Così, no? Vabbè, no, io sto ma sul sì, mio non lo punto, so. Secondo me non è una sequenza di numeri, ma per cui c'è un'oggettività. Adesso magari è una castroneria, però come fai a rendere oggettivo e intoccabile una cosa che sono cose fatte per emozionarvi, l'emozione la vado a pigliare dove voglio, però non è una formula matematica. Valentina, sei d'accordo o no? Sono d'accordissimo. Beh, la gente dice anche un libro è arte, non lo legge a caso, ma un libro ha una trama. Ha una trama, cioè, se io parto dalla fine non mi interessa più sapere quello che c'è all'inizio. Dei quadri appesi a un muro, delle sculture non hanno una trama. Più che altro il libro non lo capisci se lo leggi leggendo le pagine a caso. Esatto. La mostra la puoi capire. Valentina, dimmi la verità, o no? Sì. Sì, Valentina. Allora, Valentina fa parte della categoria di quelli che lavorano per la gloria, perché si è presa una bella gatta da pelare. Innanzitutto, Vale, siccome conosco l'argomento, va fatto un trigger warning per tutti i bambini che ci stanno ascoltando magari in questo momento, ok? Perché riguarda Babbo Natale e le letterine di Babbo Natale. Babbo Natale, che ovviamente ha tanto lavoro da fare, a volte si fa aiutare da delle persone che rispondono. Lui dice quello che devono scrivere, però loro rispondono e poi comunque Babbo Natale controlla, fa il check di quello che è stato risposto. Però ci sono delle persone tipo Valentina che si occupano di rispondere alle letterine di Babbo Natale. Esatto. Giusto? Esattissimo. Ok, perfetto. E quindi tu ogni anno rispondi nel tuo comune a? Beh, no, ogni anno è un'iniziativa che è iniziata 2 anni fa in realtà. Ah, ok. E il primo anno mi sono presa l'incarico di seguire tutto da sola, visto che era il primo tentativo, e ne sono arrivate 1500 e le ho risposte tutte a mano. 1500 letterine lì a mano. Secondo me è una di quelle cose che tu fai il primo anno perché non ti aspetti che ne arrivino 1500. Il secondo anno non hai il coraggio di mollare subito, secondo me l'anno prossimo non ti vedono più. Hai riassunto. Ho riassunto bene, vero? Perché a fronte di 1500 risposte a letterine per 2 anni di fila, euro? Zero. Zero, euro, zero, euro, zero. E tra le altre cose, i bambini lo possono sapere che sei tu? Cioè tu almeno in paese sei diventata un idolo perché rispondi alle letterine o ovviamente comunque il merito va tutto a Babbo Natale? Va tutto a babbo. Vedi, va tutto a babbo. Sei la ghostwriter di Babbo Natale e come ghostwriter rimani un po' nell'ombra, no? Esattamente. Rimani lì nell'ombra. Scusami, devo dire che quest'anno ci sono state delle altre follette che mi hanno dato una mano. Sì. Anche perché io ho finito la maternità, quindi sono dovuta rientrare e il tempo mio scarseggiava. Per fortuna sono arrivate tante altre follette, appunto, che mi hanno dato una mano, ti hanno alleggerito un po' il carico. Guarda, scusami se divago ancora, ma mentre noi parliamo stanno continuando ad arrivare messaggi sull'ordine che uno dovrebbe avere. C'è uno che ha detto, allora, se già da questo discorso si capisce che Alessandro non capisce niente di arte. Ma siccome l'arte non va a capire, cosa c'è da capire nell'arte? L'arte è emozione, non è emozione, Valentina? Sono pienamente d'accordo. L'arte mi deve emozionare, se non mi interessa, cioè se non mi emoziona non mi interessa e non è che sei ignorante, cioè non ti interessa. Se mi interessa invece vado a cercare quello che mi dà emozione, o no? Se una mostra c'è qualcosa che non mi piace io la salto. La salti, ma certo, ma gli dai un occhio per sapere così, ma se non ti interessa la dimentichi. Qualcuno scrive anche al ristorante cosa fai? Parti dal dolce? A parte che è un esempio del cazzo, però se fosse, sì. Cioè, se io mi siedo al ristorante e ho più voglia di dolce che di altro, parto dal dolce, magari mangio solo quello, magari prendo 2 antipasti e non prendo il secondo. Cioè, non funziona così la vita? Con la libertà di scelta, fare no? Quello che ti piace. Devi fare quello che. Ah, mamma mia, meno male. Va bene, Vale, scusami, ti abbiamo tirato in mezzo in questa cosa. Ti mandiamo un grande bacio e vuoi salutare il gatto di Fosca? Ciao gatto di Fosca. Vaffanculo, dai. È così, non prenderla sul personale, Vale, è proprio un gatto così. Un bacione. Ciao. Un po' di notte che non riesco a chiudere gli occhi dentro il letto da quando ti ho detto è solo sesso ma non so se mento è solo l'exo da oh no e non ho mai visto l'alba prima di te. Stanotte voglio stare da solo.
dietro un archivio di luci, dovrei prendere nota di tutto quello che dici. Un'incisione precisa, non mi diverto se no, filtrare da quelle crepe per non rivedersi più. Esci dalla cassa passando dai fili, baby usciti mi temono prima che scriva. Respiri piano per non far rumore, il suono di cinque gocce. Che nel bicchiere cadono cinque gocce, questa notte voglio stare da solo. Non lo so che cos'è, che cosa, ma io mi innamoro e tu ti innamori, e dai tuoi occhi cadono cinque gocce, questa notte voglio stare da solo, e non so se, se sono io ma tu i tuoi amici mi hanno. Abbiamo sollevato un vespaio proprio in chiusura, Walter. Sei arrivato a far deflagrare una mina dentro lo studio. Messaggi che arrivano da tutti i punti, di tutte le fazioni. Guarda, sembra, capisci che è un argomento importante perché lo stiamo affrontando nell'unico modo in cui siamo capaci di farlo, cioè urlando tantissimo una cosa piuttosto che l'altra. Cioè non c'è nessuno. Posso leggerti cosa scrive il divo da Brugherio? Ale, ma veramente te e Walter state discutendo per come vedere una mostra, che è una cosa che avrete visto un paio di volte in due nella vostra vita? Ma che opinione avete di lui? Una compagna. Tra le altre cose, una volta che ti fidanzi vai a vedere i musei, quelle cose lì servono a quelle, le fide servono a quelle. No, guarda che noi siamo persone che comunque abbiamo degli interessi, abbiamo delle culture. Un'altra cosa che mi chiedo un po' leggendo i messaggi a volte, oddio, ma si capisce quello che stiamo dicendo? Per esempio, non so, Stefano dice: ci stiamo lamentando di chi fa i meme, che lo fa per la gloria, e poi chi studia anni per diventare curatore di un museo fa un lavoro inutile. Ma nessuno ha detto questo. No, li abbiamo elogiati, tra l'altro, certo, dicendo. Però la mostra è una cosa per me. Io non è che vengo lì a vederla per far un piacere a te. Qualcuno dice anche: il curatore studia un percorso per permetterti di capire al meglio, di apprezzare al meglio l'emozione. No, questo messaggio che finisce con: i curatori delle mostre sono come i registi delle nostre sensazioni. Ma perché io devo... Ma perché mi devi decidere tu qual è l'emozione che dà a me un quadro? Che a me mi fa arrabbiare. Allora, io ho capito... Perché prima di vedere quello devo averne visto un altro? Per allora, io ho capito il tuo punto. Se tu pensi sei libero di fare quello che vuoi, chiaramente sei libero di fare quello che vuoi. Secondo me c'è una maniera corretta e una maniera che tu puoi fare, ma non è corretta. Non valorizzi probabilmente il lavoro dell'artista come andrebbe. Ma l'artista... Sì, è strano, perché poi è proprio un argomento difficile, cioè che è l'arte, no? Non mi interessa perché l'hai fatta tu, arti. Cioè io apprezzo la tua opera, ma non mi interessa perché l'hai fatta. Ma poi è come, sono come quelli che, non so, come sempre ritorno alla musica, quelli che, non so, fanno un disco e poi ti vogliono spiegare dove l'hanno fatto, dove l'ho. Ma che cazzo me ne frega? A me mi piacciono le tue canzoni, non mi interessa sapere dove l'hai fatto, cosa pensavi, dove stavi, così. Mi piace la tua canzone, cioè mi hai già detto tutto lì. A me potrebbe anche interessare, ma perché mi devi dire in che ordine devo ascoltarlo necessariamente? Non lo so, però guarda, abbiamo trovato un obbligo, una roba. Abbiamo trovato una roba che ci sta facendo discutere, ci sta mettendo dei dubbi. Ce li avete dei dubbi anche voi da casa? Vi sono venuti dei dubbi? Bello, allora va bene, tutto giù. Anche noi, guarda, io giuro che ci penserò tutto il giorno a sta allora, cosa. È come quando vai all'IKEA, devi seguire il percorso, ci scrivono. Mi sembra un ottimo esempio. Ma anche lì, l'avete mai detto? È marketing. È certo che è marketing. Ho capito, ma l'altra parte non è marketing, cioè. Ma non è vero. Ma lo fa per te. Il curatore non lo... L'IKEA lo fa per sé, il curatore lo fa per te. Per darti un aiuto. Il curatore lo fa per l'artista. Non è che ti vuol vendere la mostra così, è più... No, secondo me il curatore lo fa per l'artista, che è giusto. Cioè, è giusto che io che sono un artista, dico, ho fatto queste opere, mi piacerebbe che fossero viste così. Il curatore ne parla insieme, dice, vabbè, mettiamo questa qua, questa la mettiamo qua che si vede bene, questa la mettiamo qua che ti sorprende. Però se io vado a vedere una mostra e so che dentro c'è una roba che mi piace, io vado subito a vedere quella roba lì. Cioè, se vado per un motivo, io vado subito lì, poi mi vedo tutto il resto, mi faccio il giro. Non farlo, non è che. Ma dico... chiaro, mica l'unico è Maurizio che pensa che dovremmo andare in galera. Mica andiamo in galera per l'ordine che scegliamo di vedere le cose. Però era un. Ma non possiamo intervistare un curatore? Ma magari è che oggi non facciamo in tempo. Facciamo in tempo oggi. Perché Mauri deve andare in banca, se no ce la facevamo. Cioè, oggi finiamo un po' prima perché Mauri deve andare in banca. Ma magari martedì prossimo ci organizziamo, cerchiamo un curatore di musei, un artista magari.
vogliamo chiamare Maurizio Cattelan? Chiamiamo Maurizio Cattelan e ci facciamo spiegare se noi che andiamo a vedere una mostra dobbiamo seguire un ordine o possiamo fare... bravo! Così almeno uno dei due qua è uno che sa fare delle cose. Proviamo a chiedere delle cose, va bene. Cosa dobbiamo fare? Mettere l'ultimo pezzo? Va bene? Vai Ambro. Ciao Mauri. Schiaccia il bottone. Ciao Mauri, grazie mille. Ti ho lasciato il motorino acceso, puoi andare col mio motorino se vuoi. Much time to spare, but I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love. Think I'm blind. I'd rather be a fool than leave myself behind. I don't have to explain myself to you. I'm a grown woman and I do what I want to do. I know that it's wrong, but I want to have fun. Come sono gasato, mi piace tantissimo i messaggi che stanno arrivando. Una cosa, cioè, una cosa però, noi ne stiamo parlando come se fossimo amici a bere una birra, sì, cioè, non è che stiamo litigando io, qualcuno dice, no, però allora, cioè, ma è così, no? Sì, forse perché la prima volta che ti però, secondo me, ho capito dove non si incastrano i nostri pensieri e quindi anche quelli di tutte il le persone bisogno, che stanno scrivendo A rispetto a tutte le persone che ci stanno scrivendo B. Perché, forse la cosa che è la differenza che va chiarita all'inizio è perché stai andando a vedere una mostra. Allora, se la vai. Cioè, se la vai a vedere perché vuoi farti una cultura su quella cosa specifica, forse ha senso seguire un percorso, perché il percorso ti racconta in qualche modo la storia di quell'artista o del suo momento. Se invece vai a una mostra per godere di un'opera d'arte, secondo me lì vai dove vuoi, cioè, quindi diciamo che se ci vai in maniera un po' scolastica è giusto fare il percorso, forse, non so, provo a capire dove non ci siamo trovati. Se invece vai perché dici, madonna, c'è quel quadro lì che l'ho sempre voluto vedere, secondo me vai lì per goderti l'emozione dell'opera, vai da quella che allora, ti attira. Io non cioè, sono mai andato a una mostra per vedere un singolo pezzo, quindi può essere che... Cioè, al Louvre? Io vado al Louvre, la prima roba sono andato a vedere la Nick di Samotracia perché volevo vedere questa roba qua e sono andato, boom, subito lì. No, non sono mai stato al Louvre. Ti ci porto un giorno. Mamma mia, Maurizio, non ci ho mai visto con sta fretta come oggi. Cosa vai a fare in banca? Chiedere dei soldi o mettere dei soldi? No, io li chiedo sempre. Ah, vai a chiedere dei soldi, giusto. Ciao Foschi, ciao Mauri, ciao Ambro, grazie mille anche a Walter, grazie a tutti voi per questa bella giornata che abbiamo passato insieme. Ci sentiamo domani da mezzogiorno all'una su DJ.